Allora, buonasera, ci troviamo qua con Nicola Scotto, il vicepresidente di Cappella Futura, e siamo alla serata conclusiva. Allora, com'è andata la festa organizzata? Buonasera a tutti, questa quarta edizione credo che sia andata molto bene, sono state tre serate molto bellissime, piene di gente, la gente ha partecipato molto, anche sono stati molto presenti, vedo che quest'anno sia stato l'anno in cui ci siamo molto migliorati rispetto agli altri anni, stiamo colmando quelle pecche che negli anni passati dove non è andata molto bene. Aspettava tutta questa partecipazione di queste persone. Diciamo che la gente è molto presente qui, stiamo vedendo che passati gli anni piace sempre di più questo evento che noi proponiamo. Diciamo che poi non proponiamo solo l'evento estivo, quest'anno come sempre abbiamo fatto il presepe vivente e in più abbiamo fatto l'evento della Via Crucis in collaborazione con la parrocchia Santa Maria del Buon Consiglio, che è stato un grossissimo successo. Sì. Poi ripeterete questo evento per l'anno prossimo? Sì, ripeteremo come sempre, anche se quest'anno ci sono stati vari problemi, diciamo a livello, perché come ben sapete noi qui siamo divisi tra i due comuni, diciamo che il Comune di Montepiloce io ringrazio perché comunque sono stati come sempre molto vicini a noi dell'associazione, mentre il Comune di Bacoli diciamo è sempre un po' assente nel lato diciamo della parte di Cappella, perché come sempre è divisa in due quella frazione, mentre Montepiloce è sempre trascurata. Poi Cappella Futura, le associazioni come Cappella Futura esistono proprio per questo, per rivalorizzare Cappella e le periferie che troppo spesso vengono abbandonate. Un saluto a chi ci segue, a chi... Io voglio ringraziare tutte le persone che ci hanno aiutato in questo evento, le persone del posto, le persone che ci hanno dato i garage per far sì che abbiamo allestito tutto questo stand, di Bacoli, perché ci è molto vicino come sempre in questi eventi, ci aiuta molto su trovare forme, e come ho detto prima un grossissimo grazie lo voglio dare all'amministrazione di Monte di Procida che è stata molto vicino a noi della stazione Cappella Futura. Okay. Grazie a tutti. Grazie a voi e complimenti per l'iniziativa. Grazie.